Allora, buongiorno a tutti, io sono Massimo Grandesso, nato come sistemista Unix Linux, da una decina d'anni mi occupo di sicurezza informatica, attualmente lavoro in ambito bancario e finanziario. Il titolo è un po' provocativo, InfoSec, Information Security, non solo firewall e antivirus. Firewall e antivirus sono le prime cose che vengono in mente quando si parla di sicurezza informatica. Nel momento in cui si sente la parola sicurezza informatica, la prima cosa che viene in mente sono firewall e antivirus. Intanto, cos'è un virus? Un virus è un qualcosa che distrugge i nostri dati, ci può mettere in difficoltà. Don't try this at home. Visto che siamo tutti quanti Linux, cos'è quella riga di comando? Questa è un virus, di fatto. Cancella tutti i file nella home. Vabbè, mi piace vincere facile. Bisogna cliccare sul file virus SH per eseguirlo. Sì, è vero. Ma CryptoLocker secondo voi si esegue da solo? A proposito di CryptoLocker e di ransomware, sono veramente difficili da programmare come file di ransomware. Qualcuno riesce a capire cosa fanno le parole che descrivono? È un ransomware, un po' stupido perché di fatto cripta tutta la tua directory con password, con la password, però è quello che fa il CryptoLocker. Non è vero che non ci sia un virus su Linux, anzi, in quattro righe fai uno dei virus più pericolosi che esistono, più pericolosi per i portafogli più che altro. Vabbè. Io ho visto che non è che Linux ci difenda, ma quali sono le cause principali di un incidente di sicurezza, di un incidente di sicurezza? 78% dei dipendenti che non seguono la policy di sicurezza. 68% device personali connessi alla rete. Qualcuno prima parlava di .x, poi in realtà arriveremo anche a quel punto. Poi c'è il cloud. Chi è che prima mi parlava del cloud? È la terza causa di incidenti informatici, il wireless, i device mobile. In Italia non è che è molto diverso. Il 78% delle vulnerabilità sono dovute a consapevolezza delle policy aziendali, sono date nel 2015, non è che sono di 20 anni fa. 56% distrazione delle persone, 47% mobilità, rinvio on device. Solo il 18% degli incidenti informatici in Italia sono dovuti a un'architettura IT obsoleta. L'architettura IT si intende se hardware che software. Vabbè, ma qual è la sicurezza informatica? La sicurezza informatica è quella cosa che ci garantisce la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità quando servono dei dati. Questo, diciamo, è il paradigma fondamentale della sicurezza informatica. A questo va aggiunta anche quella che è la non ripudiabilità, cioè il sapere in maniera certa chi fa cosa. Questo talk sarà un po' forse diverso da quello che vi aspettate, perché andremo a parlare della sicurezza informatica in ambito aziendale, non della sicurezza informatica in ambito domestico. Abbiamo visto dai numeri che il problema principale della sicurezza informatica è quel device che si trova tra la tastiera e la sedia. E abbiamo visto che il 90% delle volte è perché qualcuno clicca su qualcosa. Ma com'è? Cosa succede? Perché qualcuno dovrebbe andare a cliccare su un file tipo quel virus SH che ho scritto prima o quel ransomware SH che ho scritto? Beh, c'è quella cosa che si chiama social engineering, che qualcuno ti convince a cliccare là. Non lo so. Vuoi vedere il video di Madonna che mantiene la promessa con gli elettori di Hillary Clinton? Clicca qua. Oppure
oppure in maniera un po' meno prosaica. Voi 100 euro di buono acquisto per Amazon, clicca qua. Queste sono le vie principali di contatto. Da un punto di vista aziendale, la prima cosa che viene fatta è quella della valutazione del rischio. Siccome abbiamo visto che le minacce esistono, dobbiamo capire anche cosa dobbiamo andare a difendere. Con risorse infinite, tempo infinito e soldi infiniti, è facile che difendiamo tutto. Ma anche la pazienza è finita, perché ogni punto di controllo diventa anche una rottura di scatole per chi lavora. Se dovreste timbrare il badge ogni volta che vi alzate dalla sedia o che andate in bagno, diventerebbe un po' una rottura di scatole. Per cui vanno a classificare quelli che sono i servizi e le tipologie dei dati. Servizi critici, dati segreti, sono quelli che se vengono attaccati, se li perdiamo, mettono in seria difficoltà l'azienda, una difficoltà talmente tale che la può portare a chiudere, a fallire. Questa è la zona rossa. Poi, di cattivo, ci sono i servizi indispensabili e i dati confidenziali. Sì, è vero, perdiamo dei dati confidenziali, perdiamo la confidenzialità di alcuni dati di questo livello. O di un servizio per una giornata, ne risentiamo in maniera economica pesantemente, ma ci può stare. All'esterno ci sono i servizi non indispensabili, i dati interni di bassa confidenzialità. Il servizio non indispensabile è quel servizio che tu dici: ok, si lamentano perché non funziona, però il business va avanti, ci diamo una settimana, tre giorni per metterlo a posto, slam molto lunghi. In base a questa definizione, una volta che abbiamo capito quali sono i mondi, si decide anche come andare a intervenire nella difesa di questi mondi. Dove andiamo a intervenire? Quali sono le aree di intervento principali per l'information security? Beh, sicuramente l'infrastruttura. L'infrastruttura si intende rete, data center, server, un po' tutto quello che è solido. I ruoli LAN, cioè le persone, cosa fanno, cosa, a che dati devono accedere per fare la loro attività, i privilegi che hanno, sono troppi, sono troppo pochi. La classificazione dei dati, quanto importante è questo dato? Chi può vederlo? Se l'ho perdo, quanti danni posso avere? L'identificazione dei processi. Il processo è proprio quello, capire come funziona, qual è il flusso dei dati e dove ci possono essere le criticità, dove ci può essere sempre quel device in mezzo tra la tastiera e la sedia che clicca in maniera anomala sul link che gli arriva. Quindi le policy, gli standard, le procedure, metter giù da scritto quelli che sono le regole di funzionamento di tutto. Gli applicativi, conoscere che applicativi vengono utilizzati dall'azienda, se sono approvati, capire se sono tutti, sono passati una valutazione di sicurezza, l'identificazione e la gestione degli asset, la definizione di controlli. Questo è tutto il mondo di information security che ruota attorno a un'azienda importante. Parliamo di aziende con migliaia, decine di migliaia di account nel loro server RAM, con centinaia di server. Per cui è un discorso che sto facendo a chi magari intraprenderà, chi è già sistemista, chi intraprenderà in futuro una professione di sistemista, che magari si andrà a scontrare con gestioni di questo tipo. Nella piccola azienda come può essere coinvento, molte di queste cose possono essere compresse in una o due figure. La cosa più importante è capire cosa ci attacca alla nostra rete,
capire il software che ci gira all'interno del nostro sistema e capire quali sono i controlli che dobbiamo dare a fare per mantenere in sicurezza il nostro sistema. In sicurezza vuol dire garantire la confidenzialità dei dati, che non escano i dati in maniera non calcolata, l'integrità dei dati, che nessuno modifichi o possa modificare i dati in maniera non calcolata, e la disponibilità, la variabilità dei dati, la disponibilità dei dati. Queste, diciamo che sono più un riassunto di quello che vi ho detto. L'infrastruttura bisogna definire i vari ambienti, segregarli, perimetri. E qua rientrano i firewall. Abbiamo parlato di firewall prima. Il firewall non è una tecnologia che non serve. Anche l'antivirus non è una tecnologia che non serve. È una tecnologia, diciamo che siamo al minimo indispensabile per la messa in sicurezza del perimetro. L'antivirus è il minimo indispensabile, ci protegge dalle minacce note, ma niente, non ci protegge da quelle ignote. I dati per la parte, quella principale del nostro ruolo di messa in sicurezza. I dati, prima parlavamo di disponibilità dei dati, le policy di backup e retention. Chi di voi fa il backup periodico del proprio computer di casa? Avete già vinto la bambolina, perché siamo a numeri molto più alti del solito. Prima parlavamo di ransomware. L'unica maniera per difendersi da un ransomware fare la scuola del backup. Ma chi di voi che fa il backup lo fa in un device di rete? Non solo campo. Quindi il backup locale con la... il disco esterno collegato USB o lo stacchi? No, USB dopo l'operazione stacco. Eccolo qua. Allora, backup sul device di rete e direi che se un Amazon di quelli attuali, qua sono CryptoLocker, cifra anche le serie condivise. Prima, quando parlavamo di infrastruttura, c'era il punto che c'era la segregazione degli ambienti. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche le share di rete, anche il NAS, il SAN, devono avere un accesso controllato e segregato in base al ruolo delle persone, al tipo, all'area operativa delle persone. Perché se nel malaugurato caso uno di questi colleghi prende un ransomware, mi piace questa parola perché va di moda, per un virus malware che è abbastanza comune in questo periodo, al massimo si muove all'interno di quello dove lui ha il diritto di vettore scrittura, non esce dalla parte confinata. Per cui le ACL sono le liste di accesso, non sono una cosa sbagliata. È vero, sono una rottura di scatole perché bisogna mantenerle, bisogna verificarle periodicamente, pulirle, però ti permettono di suddividere l'area di impatto in base al ruolo delle persone. Se il ransomware viene preso da Human Resource, non andrà a colpire la share di rete dedicata al supplier, alle forniture o ai clienti o ai rappresentanti, andrà a colpire solo la share di rete dedicata alle human resource. E questo rientra nell'organizzazione della gestione del dato, la definizione degli accessi, la mappatura da che ruolo, nessuno, ognuno deve accedere a quello che gli serve, non di più, ma neanche di meno, perché sennò non potrebbe fare la sua attività. Perché nel momento in cui una persona accede a dati che non gli sono necessari, comunque mi aumenta quello che è
la famiglia, c'è la possibilità di fuga di dati. Per cui nel capire una persona qual è il tuo ruolo, cosa gli serve per fare la sua attività, cosa non gli serve, non gli è superfluo, per cui se gli è superfluo, anche se l'autorità manco se ne accorge, ma intanto mi mette in sicurezza quella parte di dato, mi mette in sicurezza, mi riduce la data leakage, la possibilità di fuoriuscita del dato, e mi migliora, è una situazione migliorativa rispetto a quello di prima. I rischi, cosa non ho detto prima, il rischio non si elimina, significa, si può diminuire quello che è la frequenza che accade un evento, si può diminuire l'impatto che può avere un evento, quindi un evento non mitigato può succedere una volta l'anno, con una mitigazione adeguata una volta ogni 5 anni, ogni 10 anni, però nessuno può dire che non succederà mai. Lo stesso, l'impatto, se non mitigato, copre tutto il data center, mitigato mi copre il 10% del data center, però non posso dire che se succede l'evento non avrà niente nei miei file. Questo serve, questi numeri di frequenza che accada un evento, di impatto dell'evento, servono per calcolare banalmente in soldoni qual è l'impatto aziendale. Se io ho stimato che questi dati valgono 10.000 euro, un evento di tipo dannoso può accadere una volta ogni 5 anni, qual è il massimo impatto? Sono 50.000 euro ogni 5 anni. Metterli in sicurezza quanto mi costa? 10.000 euro? Assolutamente conveniente metterli in sicurezza. Compro fare uno nuovo, faccio le attività che devono essere fatte, mi costa 1.000.000 di euro. No, accetto il rischio di perderli. Al limite parlerò le 2-3 giornate per ripristinare il mercato. Però non investo 1.000.000 di euro per coprire un qualcosa che vale 10.000 euro. Nessuno farebbe l'assicurazione casco della macchina che costa più del valore della macchina. Applicativi, questa è una nota dolente. In azienda esistono tutta una serie di applicativi aziendali noti, conosciuti. Esistono tutta una serie di, posso dire minchiate, non ho tutta parola, che le persone si installano nei loro computer, tipo WinRAR, per dirne una. Intanto capire cosa sta girando nelle nostre, nei desktop della nostra azienda, per se tutto ciò che ho utilizzato per stare un portable, classificarli, fare un security assessment, quando ma quel, non so, quello shareware che hai scaricato, ma anche quel giochino che usi in pausa pranzo, è sicuro? Questo non lo sa, questo non è adottato. Mettere le azioni mitigative e chiami di me. Allora, azioni mitigative sono quelle di blindare computer, di disabilitare le USB, di non consentire l'installazione di software, di driver, è vero, però tutti i portable che ci sono. Piani di rimedio è la bonifica. Uno dei piani di rimedio principali che si può fare è quello che da un punto di vista aziendale viene chiamata la standard build. Cosa vuol dire? Allora, non so chi di voi lavora in ambito sistemistico all'azienda, quante nei desktop e anche nei server, quante versioni diverse, quanti livelli di patching diversi avete? Su 100 macchine probabilmente 100, non ce ne sono due di uguali. Succede, non è una cosa così. Così sono valide. Nelle aziende strutturate, nelle aziende relativamente grosse, si crea quella che è definita una standard build, che è un'immagine, cioè una ISO di installazione
è uguale e si usa quella che viene periodicamente attestata, viene periodicamente aggiornata con un asset di qualsiasi tipo e mi garantisce che sia tutte le macchine abbastanza allineate, perché non vuol dire che sono completamente allineate. Da un punto di vista teorico dovrebbero essere tutte completamente allineate allo stesso livello di patch, con lo stesso livello di sistema operativo, con lo stesso livello di applicativi base. Non è sempre così, diciamo che si rientra con un 80-90% di compliance. Un 10% scappa sempre per qualche motivo, perché magari nella distribuzione del patching la macchina in quel momento era spenta o qualcosa, però diciamo l'accettabilità del 90% c'è sempre. Prima dicevamo che il problema è sempre quel device che è tra la tastiera e la sedia, quindi i privilegi di ogni utente. Cosa può fare? Cerchiamo di ridurre al minimo non la sua capacità di azione, per ridurre al minimo il danno fatto anche dalla distrazione, dal non rispetto alle policy, per qualsiasi motivo, meno privilegi all'utenza, meno danno può fare. Definizione delle policy aziendali e degli standard aziendali in accordo con il manager, con il business. Chi può utilizzare la porta USB, chi può masterizzare, nessuno, sì, no, quando, le stampe devono essere monitorate, le mail devono essere monitorate, queste sono le policy aziendali che vengono decise assieme al business, al top management, che decide quali sono, è lui che decide quali sono le informazioni, qual è la zona rossa su cui andare a intervenire e che deve essere protetta nella maniera più forte, più stretta. Definizione delle procedure in accordo con chi il lavoro realmente lo fa, con l'operatore, con i sistemisti, per cui sì, operativamente cosa va fatto per installare una ISO, cosa devo fare? Devi chiedere l'autorizzazione all'apertura del CD a tizio, deve essere controfirmata da Cairo, eccetera. Proprio passo passo quali sono le procedure che deve fare l'operatore. È chiaro che questo che ne parli con chi effettivamente fa l'attività e si cerca anche là di equilibrare la pazienza con i controlli. Altro punto importantissimo è la gestione dell'elenco degli asset. Cosa sta funzionando? Cosa è morto? Cosa è stato dismesso? Cosa è sotto supporto? Cosa non c'è? Non più sotto supporto. Per cui gli incident, la gestione di tutte quante le modifiche dell'ambiente, ma anche delle configurazioni. Non è che uno, perché il sistemista si sveglia la mattina e dice: ah, aspetta, cambio questa variabile in etc, vado a sys.conf, ancora. Devono essere tracciate queste attività, deve essere mantenuta un registro dei cambiamenti, in modo, ma anche banalmente, perché se non funziona qualcosa si fa rollback, si torna indietro. Cioè, se io so cosa è stato fatto, so anche come tornare indietro. E un'altra cosa è sviluppo, test, produzione. Non si fa l'attività direttamente di produzione. Qualsiasi tipo di modifica fatta dall'ambiente di test, viene cambiata, viene cambiato l'impatto, a quel punto passa in produzione. Però ci deve essere qualcuno che gestisce questo tipo di attività. Tendenzialmente può essere il service management. Tutte tante belle cose, però se non ci sono i controlli, nessuno verifica che vengano fatte. Come iniziamo a controllare? Come viene utilizzato? Viene utilizzato intanto un network mapper, un qualcosa che vi mappa periodicamente, costantemente, cosa ti controlla dentro? Un SIEM,
che è una piattaforma che si occupa di raccogliere i log, Security Information Event Management, si occupa di raccogliere i log, correlarli e magari anche con una certa intelligenza segnalarti quelle che possono essere le anomalie. Il DSDS è uno strumento che mi fa, che mi sniffa la rete e vede se ci sono comportamenti anomali. Sistema di data leakage prevention, che può essere un server, un mail, un sistema di controllo mail, la gestione dei device removibili, quindi il blocco dell'USB in varie maniere, gli accessi remoti, lo standard build che dicevo prima. Bene, giusto un riassunto, questi sono i 20 controlli critici che sono definiti dal SANS Institute. Io ve ne ho accennato qualcuno. Questi sono controlli base che dovrebbero essere fatti in qualsiasi azienda per metterla in sicurezza. Non ve li racconto. Ci vorrebbe una giornata soltanto per parlare solo di questo. Tra i controlli c'è un vulnerability assessment, che è il pen test. Qualcuno ha mai sentito parlare di penetration test, pen test? Qualcuno fa anche il pen test magari qua. No, si chiede però di carino, perfetto. Allora, è vero, ho sentito parlare di Kali Linux, Backtrack, Blackbox, sono tutti strumenti di distribuzione nati per il pen test. È una verifica di vulnerabilità. Ma il pen test non è solo quello, cioè quello diciamo che il pen test che viene venduto all'azienda. Faccio girare Metasploit, gli do il portino di quello che mi esce, queste sono le vulnerabilità. Ma se io telefono a l'helpdesk e mi faccio resettare la password, però non sono io, non sono l'utente reale, quello è un pen test. Se io arrivo in un'azienda, magari in data center, vado al data center di Telecom o di BT, dico, ah, mi sono dimenticato a casa il badge, chi sei? Ah, sono un tizio a Cairo. Ah, ok, prendi il badge temporaneo. Quello è un test. E non c'è che non è Kali Linux. Ah sì, va bene. Ecco, la certificazione periodica delle utenze e ruoli. Prima parlavamo di utenze e ruoli, del NITNO, del list privilege. È vero, però periodicamente. Andiamo a vedere, perché se tu prima eri DB Administrator e adesso sei amministratore del server di stampa, tutte le due cose a caso, qualcuno ti ha mai tolto i permessi di accesso al DB SQL? In teoria sì, però ogni sei mesi una verifica di tutti i permessi, se nei vari cambiamenti dei ruoli delle persone sono allineati, non fa sicuramente male. Questo perché? Perché c'è quello che tecnicamente mi è chiamato il privilege quit, cioè le persone che passano nel tempo vari ruoli si mantengono i privilegi acquisiti in ogni ruolo e si riportano dietro. In ambito particolare, in ambito bancario, ma anche in ambito governativo, ci sono molte cose ad alta criticità che hanno un sistema che si chiama Forest Check o Human Control. Praticamente un'attività che può essere ad alto rischio deve essere fatta da qualcuno e approvata da qualcun altro, in modo da passare due, addirittura alcune volte tre livelli di controllo. Per dire, nella banca, sistema bancario dove lavoro io, la persona va allo sportello con un bonifico, l'operatore inserisce il bonifico. A fine giornata il branch manager, che è il capo della filiale, approva i bonifici. Se i bonifici sono di importo rilevante, poi ogni azienda decide qual è l'importo rilevante, hanno bisogno magari di una terza approvazione dalla sede centrale. Questi sono i sistemi di secondo di Forest Check. Cioè. È chiaro che se io prima ero cassiere, poi divento responsabile del filiale, poi magari vado a lavorare negli headquarters
e mi porto dietro tutti i privilegi che ho avuto nella storia, posso inserire il bonifico come cassiere. Me la provo col privilegio vecchio che avevo di capo filiale, ma poi me la provo anche col privilegio di controllore e mi faccio un bonifico da 10 milioni di dollari. La verifica periodica che i privilegi siano allineati ai ruoli in determinate cose diventa una necessità. Ho fatto l'esempio della banca, però a parlare della centrale nucleare o qualcuno parlava prima dell'Enel, delle centrali idroelettriche, termoelettriche, cioè quelle cose che sono ad alto rischio, hanno dei sistemi di controllo che il portarsi dietro dei privilegi storici possono far saltare il sistema di controllo. Vabbè, certo, è bravissimo. Abbiamo le guardie armate, il cortino. Però i nostri fornitori non sono messi. Qualcuno prima parlava di cloud, e in data center non sappiamo come sono messi. Dicevamo soltanto i punti che sono legati alla security, che si possono sviluppare, sono successivamente molti. Supplier assurance, cioè andare a verificare quali sono lo stato dei nostri depositori, il disaster recovery, la business continuity, sono tutte altre parti che sono altri mondi su cui si può raccontare. Torniamo a bomba Linux e poi bilancio, software open source che si può utilizzare per fare attività di security, Open Audit per fare asset discovery management, Power Broker che mi verifica gli accessi di identity management, quindi è molto utile per esempio per le utenti personali dei service account, che fa diventare la password del service account una volta in password, una la figlia, nel momento in cui la rilascia viene cambiata automaticamente la password. Ossimo, che è un SIEM, OpenVast per la gestione delle vulnerabilità, Snort per l'IDS, penso che l'avete più o meno sentito tutti, e il checkpoint Cisco utilizzano un po' lo Snort, Nagios e Singer per fare sistema monitoring, OPRS che è un service management, come parlavo di service management, quindi gestione del change, dell'incident, Kali Linux, Spec 3 e altre per fare di penetration test. Questo è quello che offre, parte di quello che offre il mondo open source nell'ambito sicurezza. Vabbè, io ho finito, spero di avervi annoiato abbastanza con queste cose. Se avete qualche domanda, curiosità, qualsiasi cosa, su CryptoLock un attimo, ho detto che è molto sicuro, diciate a caso privati, anche pulmonia, certo, anche aziende molto importanti, anche le banche finanziarie, anche le poste olandese. A me è capitato, purtroppo su una persona più lavorata, in quanto alla frantura, se avendo dovuto ovviamente tirare un backup fatto la settimana prima, la sua roba e ho finito tutto. Allora, la cosa molto importante è che ovviamente avete i servizi su non riesco a beccare l'origine, insomma, chi sia che fa fidamento in queste cose. Non è che le... Infatti, ma... Sempre Vienna una volta diceva, quando faceva l'attività antidroga, la dea follow the money, segui i soldi. Purtroppo con il Bitcoin non è così semplice seguire i soldi, però il concetto è quello, cioè mentre molti anni fa il virus poteva essere un esercizio di stile, dire quanto figo sono che riesco a fare determinate cose. Adesso i malware sono business, cioè ci sono aziende coperte logicamente che offrono il platform as a service o application as a service di malware, con tanto di call center e supporto online che vendono il pacchetto al X% di quello che viene pagato. Siamo arrivati a livelli, per esempio, The Nier of Service,
l'attacco di DOS, l'attacco distribuito per rendere inoperativo l'attività di un sito, di un servizio, è arrivato a livello di ricatto preventivo. Ci sono stati casi in cui dei fantomatici hacker hanno contattato finanziarie, banche, dicendogli se non vuoi che ti faccio un denaro service, pagami in anticipo $10,000. Addirittura siamo arrivati al ricatto sulla minaccia che fosse ti farò e magari perché il denaro service è giocare a chi ce l'ha più lungo. Un modem 56k, io che ho 20 mega, puoi continuare con tuo modem a denaro service, non me lo farei mai. Però se è contrario, se tu c'hai 20 mega e io ho 56k, fai boom, e il mio servizio cade. Per cui anche là è stato veramente un ricatto su minaccia, neanche su un'attività che è stata fatta. Ransomware. Allora, quello script là era uno scherzo, perché di fatto è una roba giusto per riderci sopra, ma per farvi vedere che non è che una tecnologia così difficile da fare un ransomware. Utilizza delle librerie che ci sono già in tutti i sistemi operativi, che ci sono già, prima parlavamo di Android, OpenSSL c'è su Android, OpenSSL c'è su macOS. Non è, nessuno è immune a una cosa che mi dice piglia questo file e trittalo, perché sennò non potrebbe aprire un sito HTTPS, perché la tecnologia è esattamente la stessa. Purtroppo l'unica difesa è il backup, l'unica difesa, una volta che sei stato contagiato da questa cosa, è il backup, e l'unica difesa che c'è prima è veramente prendere la persona che c'è tra tastiera e sedia e legargli le manine e dirgli che non è vero che quello è il video di Madonna. Ma è molto, molto, molto curioso sta cosa, che c'è stato, adesso non mi ricordo, c'era una versione di Crypto World che c'è stato un errore proprio di codifica, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Cryptologer cosa fa? Genera o riceve la chiave da un command and control, da un centro, o la genera lui, la spedisce via, o la scarica e la utilizza per decryptare i dati. Per decryptare questi dati hai bisogno dell'altra parte di chiave, che si chiama chiave privata, che è in possesso di questo cattivone che ti ha mandato, che ti sta chiedendo i soldi. Allora, è successo che una versione XY, adesso non me la ricordo, era sbagliato veramente il codice, per cui non spediva via la chiave. Quindi lui criptava, ti chiedeva i soldi, ma nessuno era più in grado di decriptarla, perché la chiave privata non esisteva veramente. E le ha fatto, credo, qualche centinaio di migliaia di dollari comunque, di incasso. Stiamo parlando comunque dell'ordine di milioni di dollari di volume d'affari di questo tipo di strumenti. Il problema a questo punto diventa veramente le policy aziendali, la formazione. Prima parlavamo di pentest, ci sono aziende che fanno un tipo di pentest molto particolare, che fanno, ti mandano un phishing, creano un phishing, per cui finto phishing aziendale, per misurare qual è la consapevolezza aziendale su questo tipo di strumento, per cui chi clicca, chi invece segnala. Vi dico di un esempio che ho visto in prima persona: arrivava un phishing con un finto allegato PDF che era della stampante del secondo piano della tua azienda. Era un bel test, però qualcuno ci ha cliccato. Posso dire che molte persone hanno aperto un ticket dicendo: ma questa mail mi sembra un po' strana, perché è diversa da quelle che normalmente arrivano. Si può dire anche una cosa forte: l'antivirus ormai è superato. L'antivirus mi blocca le minacce nostre.